Ciao ragazzi, bentornati nel canale e benvenuti in un nuovo video. Nel video di oggi andiamo ad imparare una magia molto semplice ma allo stesso tempo di fortissimo impatto. Perché? Perché noi andremo a ritrovare una carta scelta liberamente da uno spettatore, magari la carta può anche essere firmata, all'interno di una scatolina completamente vuota. Nessun filo invisibile, nessun magnete, nessun gimmick, solo un po' di tecnica e molta persuasione. Ma prima di vedere la performance e il tutorial, io vi invito come sempre a lasciare un bel like sotto a questo video e a iscrivervi al canale. Vi ricordo che in descrizione trovate il link del canale Telegram Offerte di Magia, dove vi invito ad entrare perché ogni giorno troverete la miglior magia al minor prezzo, e il link del mio profilo Instagram. Così facendo, se volete seguirmi, sarete sempre aggiornati su ciò che faccio e su ciò che non faccio. Detto questo, io vi lascio la mia intro e ci vediamo subito dopo per la performance e per il tutorial. Buona visione, ragazzi! Per l'effetto di oggi abbiamo bisogno di uno spettatore, quindi 1, 2, 3, magia! 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 E un appare, oggi si fa senza spettatore. Ciao ragazzi, come potete vedere mi sono munito di un bel tavolino a apparizione, è un effetto magico dove noi dal nulla riusciamo a creare un tavolino molto slim, ma questo oggi lo utilizzo per quello che è un tavolino, mai utilizzato come effetto di magia, ma mi serviva un appoggio in quanto non ho spettatore, non ho aiutante, non ho nulla di nulla stasera, e quindi il mio bel tavolino è utile per ciò che è nulla di più. La prima cosa che faremo è consegnare la scatolina al nostro spettatore e fargliela esaminare. Naturalmente si tratta di una scatolina normalissima e vuota. Lo spettatore dovrà anche reggere la scatolina nelle sue mani. Dopodiché noi faremo scegliere una carta al nostro spettatore, supponiamo in questo caso che sia il K di picche, e un invito che voglio farvi è quello di fargli anche firmare la carta, perché facendogli firmare la carta leveremo ogni dubbio sul fatto che ci possa essere un duplicato. Quindi fategli firmare la carta, naturalmente fategliela firmare se utilizzate uno standard o un second, non certamente se utilizzate un mazzo come sto utilizzando ora io da centinaia e centinaia di euro. Comunque, una volta il nostro spettatore ha la carta, andiamo a depositare più o meno a metà mazzo. Una volta depositata più o meno a metà mazzo, noi ci leviamo le carte di dosso perché non ci servono più e ci facciamo riconsegnare la scatolina. E ora, incredibile ma vero, all'interno della scatolina si sarà materializzata una carta che non è una carta qualsiasi, perché è esattamente la carta che aveva scelto il nostro spettatore, quindi il Re di Picche. Naturalmente il tutto è ispezionabile. Bene ragazzi, eccoci arrivati al tutorial. Innanzitutto è molto semplice, come vi avevo detto all'inizio, è semplice da fare. La cosa più difficile è gestire l'effetto. Come vi dico sempre, gli effetti che vi porto sono quasi sempre effetti abbastanza semplici da imparare e pronti all'uso. Come vi dico sempre, bisogna saperli gestire e bisogna cercare di gestirli nel miglior modo possibile. Al mio avviso ci sono un paio di passaggi molto importanti in questo effetto. Uno è il controllo della carta, quindi la carta scelta deve essere controllata in ultima posizione. E due, tenere nascosta la carta controllata in ultima posizione, quindi in questo caso la carta dello spettatore, in questo modo qua. Quindi con tutte le dita chiuse, con la giusta angolazione, in modo tale che non si possa vedere per chi è dinanzi a noi. Naturalmente, come avete visto nella performance, l'Alessia dall'angolazione in cui era vedeva tutto, ma lì uno spettatore non ci deve stare, mi stava dando solamente una mano per tenere il mazzo di carte e per tenere la scatolina. Tornando a noi, lo spettatore deve stare dinanzi.
La carta può essere veramente scelta in maniera libera e casuale, il mazzo può essere tranquillamente mescolato sia da noi che dal nostro spettatore, non c'è nessun problema. Per selezionare la carta io non la faccio selezionare in questo caso, in questo effetto non la faccio selezionare di dorso, ma la faccio selezionare di faccia. Perché? Beh, sinceramente perché per questo effetto che noi conosciamo o meno la carta dello spettatore non ci cambia niente, in quanto è una rivelazione tramite una scatolina che precedentemente è stata fatta esaminare dallo spettatore stesso. Quindi se anche siamo a conoscenza della carta dello spettatore, non preclude l'effetto stesso, quindi va benissimo lo stesso. Quindi non andremo a far scegliere una carta al nostro spettatore per poi controllarla in ultima posizione. Magari lo potete fare anche, cioè nel senso potete far scegliere una carta allo spettatore e poi andarla a controllare con un wave control. Questo però richiede l'utilizzo di un tavolo. Qualora voi foste a giro per strada e non abbiate il tavolo, consiglio di far scegliere, come ho fatto io, una carta liberamente dal nostro spettatore facendola vedere, essendo anche noi a conoscenza, dopodiché con il controllo che ho modificato io rendendolo invisibile, che sarebbe un turnover pass, questa è la mia variante, la variante invisibile tra virgolette, noi andiamo a controllarla in ultima posizione. Se volete imparare questo controllo vi consiglio di andare nella sezione tutorial tecniche, perché l'ho spiegato in maniera dettagliata e ha avuto un grande successo, in quanto modificato il turnover pass aggiungendo un determinato passaggio in modo tale che sia molto più illusivo e molto più pulito rispetto a già quanto non fosse. Ritorniamo a noi, ritorniamo all'effetto. La prima cosa da fare è far controllare la scatolina al nostro spettatore. Il nostro spettatore potrà controllare tranquillamente che la scatolina è vuota, dopodiché la chiudiamo e la può reggere lo spettatore stesso. Molto carino se noi facciamo reggere la scatolina al nostro spettatore. Dopodiché gli facciamo scegliere una carta, quindi supponiamo che in questo caso scelga il Jack di cuori, e come invito sempre, cioè come invito a questo giro, come vi ho detto anche prima, io la farei firmare. Magari utilizzate un bicycle standard, un second per questo effetto, perché facendo firmare la carta leviamo ogni dubbio su eventuali duplicati, perché noi non utilizziamo nessun duplicato in questo effetto, tutto ciò che avviene è frutto della nostra abilità. Quindi carta scelta dal nostro spettatore, Jack di cuori, supponiamo che sia stato firmato. Cosa molto importante, dobbiamo controllarlo in ultima posizione. Per controllarlo in ultima posizione il break va preso sopra la carta scelta, quindi break sopra. Chiudiamo il tutto, eseguiamo il controllo, la mia variante del turnover pass, diamo l'illusione di aver depositato a metà la carta del nostro spettatore quando in realtà è già in fondo. Molto importante di prendere il break sopra, perché se prendessimo il break sotto la carta, quando lo andiamo a controllare va in prima posizione e qui ci crea dei problemi, perché noi dobbiamo controllarlo in ultima posizione. Quindi ritornando a noi, lo spettatore sceglie una carta, in questo caso Jack di cuori, break subito dopo, subito prima, andiamo a richiudere il tutto, utilizziamo la mia variante del turnover pass, che vi ricordo se andate nel tutorial tecnico la trovate, quindi alziamo, copriamo il tutto in questo modo qui, ribaltiamo e ribaltiamo ancora una volta, diamo l'impressione di depositare la sua carta al centro del mazzo e lo diciamo. Diciamo che andiamo a lasciare la sua carta al centro del mazzo e spingiamo all'interno. Una volta che abbiamo spinto all'interno, che facciamo questo movimento qui? Noi dobbiamo prendere il break con il mignolo sull'ultima carta, nel mentre che andiamo giù lasciare la carta e ritornare il su col tutto. Le dita devono rimanere chiuse. Così facendo andiamo a depositare la carta nella nostra mano in questa specie di impalmaggio. Non è proprio un impalmaggio vero e chiaro, perché non è in questo modo qui, ma è in questo modo qui. La teniamo con la giusta angolazione in modo tale che sia invisibile per chi ci vede. Quindi non stiamo così, perché se no si può vedere questo angolo. Non stiamo così, perché se no si vede dal davanti. Giusta angolazione, come se noi dovessimo tenere un mazzo in posizione di servizio, sarà veramente coperta per chi è dinanzi a noi. Arrivati a questo punto,
consegniamo il mazzo al nostro spettatore o al nostro amico, lo depositiamo dove vogliamo, prendiamo il mazzo di carte, lo andiamo a depositare sopra in questo modo qui, apriamo, una volta aperto facciamo questo tac, velocissimo, e sembrerà che noi abbiamo sfilato dall'interno del mazzo la carta del nostro spettatore. Molto importante anche come andiamo a depositare, non andiamo a depositare il mazzo in questo modo qui, quindi non così, a parte si può fare anche così ragazzi, cioè non c'è problemi, e a me piace, ma è un fattore personale, poi lo potete fare sia così che così, a me piace poggiarlo in questo modo qua. Mi raccomando, dal davanti le dita devono rimanere tutte chiuse, perché se andiamo ad aprire le dita si vede che abbiamo la carta, quindi apriamo e pollice all'interno come a sfilare via la carta, nel mentre il medio va a prendere la carta sotto, sfiliamo via e la carta sembrerà che sia stata appena estratta dall'interno della scatolina. Ricapitoliamo il tutto dall'inizio alla fine, quindi facciamo esaminare che la scatolina sia realmente vuota, la consegniamo al nostro spettatore, dopodiché facciamo scegliere una carta, supponiamo che in questo caso sia il K di picche, prendiamo il break subito sopra il K di picche, chiudiamo il tutto, utilizziamo il mio controllo invisibile, ribaltiamo tutto, sembrerà che la carta sia a metà mazzo, spingiamo, nel mentre spingiamo prendiamo un break sull'ultima carta con il mignolo, andiamo come a squadrare, quando siamo giù lasciamo la carta e portiamo via. Quello che deve avvenire ora deve essere molto veloce, ragazzi, cioè deve essere... Cioè, non possiamo perdere tempo, perché sennò lo spettatore si insospettisce, quindi veloce, visuale, rapido, lo spettatore non può avere il tempo di farsi alcuna domanda, quindi andiamo a depositare le carte sul tavolo o in mano al nostro spettatore, prendiamo la scatolina, ok? Ci mettiamo in questo modo qui, apriamo, tacchete, sfiliamo e mostriamo che all'interno della scatolina si è materializzata la carta del nostro spettatore. Come vi ho detto, se la carta viene firmata è molto più forte d'impatto, in quanto rimane unica e la possiamo anche consegnare al nostro spettatore come ricordo. Bene ragazzi, siamo giunti anche al termine di questo effetto, io spero vi sia utile e spero vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un bel like, se ancora non siete iscritti iscrivetevi al canale, vi ricordo che in descrizione trovate il link del canale Telegram Offerte di Magia e il link del mio profilo Instagram, così facendo se volete seguirmi sarete sempre aggiornati su ciò che faccio e su ciò che non faccio. Detto questo non ho nient'altro da aggiungere, quindi noi ci vediamo tra qualche giorno con un nuovo video. Ciao ragazzi!